Ispirandosi al lavoro di Cesare Zavattini, che raccontò il suo paese in un libro fotografico, il Cineforum Teramo ha ideato un film su Teramo, realizzato dagli studenti delle scuole elementari, medie e superiori, che per qualche giorno hanno trasformato la città in un set della memoria. Il lungometraggio si intitola Io sono stato qui ed è stato proiettato al Teatro Comunale di Teramo alla presenza di centinaia di ragazzi registi. Io sono stato qui, ma è un progetto della memoria, ma che memoria hanno i bambini? Ecco, i bambini hanno la memoria dei loro genitori, degli anziani, degli adulti, di tutti coloro che sono intorno a loro. Allora la nostra idea è stata quella di insegnare loro ad approcciare queste fonti vive di ricordi, di testimonianze, di aneddoti, di storie vissute, essere in grado di catturarle, decodificarle e farle proprie. Cosa hanno raccontato? I ragazzi non hanno raccontato nulla, hanno cercato racconti da persone che incontravano casualmente per strada, in giro. E quindi abbiamo avuto racconti dell'Arco di Monsignore abbattuto, costruito e abbattuto, di Piazza Martiri, com'era, come si è evoluta, eccetera, eccetera. Cioè tutti i luoghi importanti, curiosi, topici della nostra città, carichi di ricordi forti. Questo ha tutto un taglio un po' cinematografico. Sì, il taglio è assolutamente cinematografico, come adesso Dimitri andrà a raccontare, perché è proprio l'attenzione propria dello sceneggiatore, cioè di chi per scrivere, elaborare, raccontare una storia deve comunque documentarsi, chiedere, guardare in giro, avere un'idea di cosa è successo per interpretarlo e poi proporlo al pubblico. Il progetto Io sono stato qui del Cineforum Teramo ha ottenuto il sostegno della Fondazione Tercas e del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Sono state intervistate 97 persone, il più giovane di 32 anni, la più anziana di 102 anni, girato materiale per 15 ore, con 12 giornate di ripresa e 22 luoghi raccontati.